Bentrovati con Ora TG in apertura. Quest'oggi nel nostro telegiornale parliamo di emergenza migranti perché non accenna ad arrestarsi, anzi con il bel tempo continuano e aumentano gli sbarchi a Lampedusa. L'hotspot di Contrada Imbriacola però è al collasso. Si spera dunque nei nuovi centri di accoglienza di prossima apertura in Albania. Intanto continuano le ricerche della bimba di 15 mesi che risulta ancora dispersa in mare. Ancora sbarchi a Lampedusa, quasi 1.000 migranti in 24 ore. Ieri sono stati 21 gli approdi fino a mezzanotte, gli hotspot sono di nuovo pieni al collasso. I 21 sbarchi hanno portato complessivamente 945 migranti. Si è conclusa così la giornata di ieri a Lampedusa, dove fino a poco prima di mezzanotte sono proseguiti i soccorsi e gli approdi. Gli ultimi sei gruppi partiti da Sfax e Zarzis in Tunisia e da Sabrata e Zuara in Libia erano composti da un minimo di 17 ad un massimo di 77 persone originarie di Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Senegal e Sierra Leone. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola che ieri sera è arrivato ad ospitare 1.335 persone. All'alba, dopo il trasferimento di 381 ospiti, ne sono rimasti 1.031. Poche ore fa, l'ultima operazione di soccorso congiunta tra la Mare Ionio della ONG Mediterranea ed una motovedetta della Guardia Costiera a 43 miglia da Lampedusa. 59 le persone messe in salvo, tra cui 7 donne e 2 incinte. La prefettura di Agrigento ha disposto per oggi un doppio spostamento con i traghetti di linea per Porto Empedocle. 300 sono partiti in mattinata e 380 partiranno in serata. Intanto risulta ancora dispersa in mare la bimba di 15 mesi che viaggiava a bordo di un barchino in ferro di 7 metri partito da Sfax in Tunisia giovedì scorso e colato a picco all'improvviso. Continuano le ricerche. La madre della piccola ha raccontato di non essere riuscita a tenerla stretta fra le sue braccia. In salvo le altre 44 persone, tra loro c'erano 11 donne e 3 bambini. 1.000 euro per ognuno di loro hanno raccontato da pagare per la traversata che hanno affrontato utilizzando l'applicazione di un cellulare come GPS. Poi la tragedia. Sono rimasti aggrappati alle camere d'aria di galleggiamento per un po' fino all'arrivo dei soccorritori che li hanno trasportati all'hotel spot di Lampedusa. A maggio intanto dovrebbero essere pronti i nuovi 3 centri previsti in Albania, secondo l'intesa firmata lo scorso novembre a Tirana con un protocollo promosso dal governo italiano e ratificato un mese fa dal Parlamento. Dall'emergenza migranti a quella della guerra, l'attentato in Russia rivendicato dall'ISIS, ma anche gli scenari di guerra in Ucraina sono stati al centro di un incontro culturale di marzo all'Accademia Zelantea di Acireale. Ieri intervenuti tra gli altri il giornalista Paolo Valentino del Corriere della Sera, ma anche l'ambasciatore Piero Benassi. All'incontro pubblico dal tema dall'Ucraina al Mediterraneo, l'Unione Europea di fronte ai conflitti in corso, inserito nel ciclo degli appuntamenti culturali di marzo all'Accademia Zelantea di Acireale, con interventi del giornalista Paolo Valentino del Corriere della Sera e l'ambasciatore Piero Benassi, ognuno nel proprio ruolo, profondo conoscitore dei continui e spesso repentini mutamenti geopolitici globali tra guerre, terrorismo e strategie di contrappeso a contenimento di mire espansionistiche, irrompe l'attentato in Russia rivendicato dall'ISIS che pone altri interrogativi sulle dinamiche dei conflitti in corso e le eventuali escalation belliche. Paolo Valentino firma del Corsera dal suo osservatorio privilegiato, essendo stato corrispondente diplomatico da Bruxelles, Mosca, Berlino e Washington, ha esposto una nitida visione dei fatti recenti che potrebbero mutare ancora con gli scenari di guerra in via di evoluzione. Quello che è avvenuto in Russia è un attentato a quanto pare di matrice islamica che ha a che fare con la situazione interna della Russia, col fatto che esistono delle forti minoranze islamiche nella Federazione Russa, nei confronti dei quali la Federazione esercita spesso un controllo e anche una forma di repressione e che sono sostanzialmente terreno fertile per la propaganda dello Stato islamico. Questo per quanto riguarda la Russia. Certo, un attentato di questo ci dice anche che il regime di Putin al suo interno ha delle incrinature, o ne ha più di quanto noi possiamo pensare, però
tra virgolette, per fortuna non c'è in questo momento e non credo ci sia un collegamento tra l'attentato di ieri e la situazione in Ucraina. Alla Zerente è anche l'ambasciatore Piero Benassi, altra figura di rilievo e attento osservatorio dei conflitti in corso e del ruolo dell'ISIS nel contesto internazionale. Il massimo dei paradossi di fronte a, più di 130 persone che già hanno perso la vita. Questo ci dà veramente la misura di che livello di complicazione a livello internazionale noi stiamo vivendo, che oltre all'elemento bellico sta chiamando in gioco tutte le transizioni alle quali l'Europa era chiamata a confrontarsi, prima fra tutti quella ambientale, poi quella digitale, in realtà per crescere e svilupparsi. Adesso c'è una transizione anche di spese della difesa e quindi l'Europa dovrà dimostrare di essere all'altezza di queste sfide. Anche il vescovo della diocesi di Acireale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, ha esposto il suo pensiero sui conflitti in corso e il drammatico attentato di Mosca, ponendo al centro del dibattito la pace, che dalla guerra nessuno è mai uscito realmente vincitore, rileggendo i corsi e i ricorsi storici. La pace è una cosa forse che cominciamo ad accorgerci e dobbiamo prenderne coscienza, che rischia di scapparci di mano in men che non si dica, non in un giorno ma in alcuni anni, e mi pare che da alcuni anni a questa parte siamo in un pendio scivoloso molto rischioso per il quale potremmo veramente perdere questo bene prezioso che è la pace. Dobbiamo guardarci dentro, lavorare dentro di noi e lavorare ai grandi valori per tentare in tutti i modi di rimanere uniti e lavorare insieme per la pace. Il ruolo dell'Europa sarà ancora centrale, con l'America che potrà defilarsi in uno scenario isolazionista? Il tema è particolarmente attuale, io direi drammaticamente attuale, poiché vediamo quali sono gli atteggiamenti delle grandi potenze, quale la Russia, quale la Cina, quale la Corea del Nord, che se dovessero coltivare mire espansionistiche, ecco, troverebbero una Europa che sicuramente non sarebbe in grado di resistere, di fronteggiare, e soprattutto poiché l'America comincia a defilarsi. I sommergibili nucleari che erano nell'arcipelago della Maddalena già da tempo sono andati via, le portaerei che erano nel Mediterraneo sono andate via. Il prossimo presidente bisognerà vedere di che idea sarà. Non sarà un momento facile per l'Europa. Cronaca, è un trapanese, Gaspare Davidi, 45 anni, il marittimo, morto ieri sera nel porto di Napoli mentre lavorava a bordo della nave Antares della GNV. Il marinaio a bordo stava ultimando le manovre di carico prima della partenza della nave quando è rimasto schiacciato dalla ralla intenta a posizionare un semirimorchio. L'uomo originario di Trapani non si sarebbe accorto della manovra ed è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. I sindacati si dicono sgomenti per l'accaduto ed esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare alla moglie e alle due figlie. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. E adesso noi ci spostiamo a Catania. L'anno accademico 23-24 al Conservatorio del Capoluogo Etneo si apre questa mattina, si è aperto come da tradizione al Teatro Massimo alla presenza delle massime autorità. L'anno accademico del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania si apre come da tradizione al Teatro Massimo, una cerimonia emozionante che ha visto sul palco l'Orchestra Sinfonica della Scuola di Altissimo Livello nel campo della formazione artistica. Il dietro le quinte lo vedete, un gran fermento, alle nostre spalle gli 80 elementi dell'orchestra del Conservatorio Musicale Vincenzo Bellini di Catania, è ormai quasi tutto pronto in attesa del grande evento che segna l'apertura con la cerimonia dell'anno accademico.
Il concerto che segna un anno di grandi eventi alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti nel panorama culturale e musicale mondiale, il Festival di Lubiana e Slovenia. Sì, domani faremo la conferenza stampa dove annunceremo un importante evento con il presidente del Festival di Lubiana, che è uno dei festival più importanti a livello internazionale per le orchestre, e quindi speriamo di darvi una bellissima sorpresa. Il conservatorio, fiore all'occhiello della città di Catania, che forma artisti ed artiste apprezzati nei teatri internazionali. Sì, è un'eccellenza del nostro territorio, è una formazione di giovani musicisti che poi chiaramente si disperderanno in parte nel territorio, ma speriamo che rimangano anche qui per continuare questa tradizione importante. Poi farlo dentro il Teatro Bellini dà ulteriore importanza e rilievo a questa giornata. Tante le iniziative che caratterizzano quest'anno accademico per i circa 700 allievi seguiti da docenti dalla straordinaria preparazione. Diciamo che l'anno accademico è già iniziato, però è un anno accademico ricchissimo di eventi culturali ed eventi anche artistici. Noi andremo a luglio con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Bellini al famosissimo Festival di Lubiana, accanto ad orchestre di grandissimo valore come la Scala di Milano, la London Symphony, il Maggio Musicale. Quindi la nostra istituzione è un'istituzione riconosciuta ai massimi livelli. Le istituzioni tutelino e sostengano conservatori come il Vincenzo Bellini di Catania. Ma certamente il conservatorio ormai è un fiore all'occhiello della città di Catania, ma è un patrimonio anche di questo territorio. È il vivaio anche di questo meraviglioso teatro Bellini, Massimo Bellini di Catania, perché appunto tanti giovani possono poi pensare un domani di avere un futuro e un'affermazione in questo straordinario contesto. Uno scrigno di talenti nella casa che da quasi 70 anni li accoglie, il Teatro del Cigno, patria della cultura etnea. Il fatto che questo luogo in cui ci troviamo si cibi poi delle prestazioni dei migliori musicisti, e molti di questi vengono dal conservatorio, per noi è ragione d'orgoglio. E come diceva giustamente lei, se poi c'è anche la possibilità di esportare il nostro estro artistico, beh, questo chiaramente aumenta questa sensazione di fierezza. E da una eccellenza ad un'altra, una vetrina di prestigio per i vini siciliani, c'è l'accordo con il Merano Wine Festival per un evento nell'isola che valorizzerà le eccellenze regionali, appunto vinicole. Oggi la conclusione di una 3 giorni ai piedi dell'Etna con il patron della kermesse alla scoperta delle cantine del territorio, ma anche per presentare l'iniziativa. I vini vulcanici siciliani promozionati dal Merano Wine Festival grazie al progetto Vulcano Wine Sicilia e Merano Wine Festival. La prestigiosa rassegna emblema delle eccellenze enologiche e culinarie italiane e internazionale si appresta ad approdare all'isola con un evento in programma entro la fine di quest'anno dedicato al settore enogastronomico locale. Una vetrina importante per i produttori, rivolta agli operatori di tutto il mondo per esaltare le eccellenze sicule e farle conoscere ad una platea più ampia. Ci crede Gianfranco Cinardi, che da anni con la sua event manager a Sicilia ha stretto contatti con l'organizzazione del Merano Wine Festival ed ha portato ai piedi dell'Etna il patron di quello che è conosciuto come il salotto del vino d'Europa, Helmut Kocher. Una 3 giorni che si concluderà oggi per approfondire la conoscenza del territorio con visite guidate in alcune cantine del consorzio dei vini DOC del Vulcano e per presentare in uno dei palmenti di Passo Pisciaro a Castiglione di Sicilia la prima fase organizzativa del progetto. Ci troviamo Merano Wine Festival all'estremo nord e la Sicilia all'estremo sud.
e l'idea di fare qualcosa di particolare, e lì è nata un po' l'idea di fare qualcosa con i vini vulcanici, no? Che è una particolarità, è unica della Sicilia, e quando si va in America o si va in Cina si parla di Etna, allora è tutto un riferimento, per cui mettere in scena questo territorio con questo patrimonio che avete qua veramente è qualcosa che lo sento nel cuore, no? Per cui è un impegno che spero di portare avanti, spero che stavolta sto progetto facciamo partire veramente. Il prossimo appuntamento a Taormina con un incontro aperto a tutte le cantine della Sicilia, nel corso del quale verrà ufficializzata la data dell'evento. Una vera e propria opportunità di crescita e sviluppo per il settore vitivinicolo ed enogastronomico siciliano, culla naturale di tante eccellenze su tutte le ormai riconosciute ed apprezzate unicità che solo i territori dell'Etna, per le loro innate tipicità, offrono. L'obiettivo è quello di promuovere la nostra Sicilia e il nostro vulcano. Helmut Kocher, che io conosco già da più di 10 anni, ha sempre avuto l'idea di poter valorizzare i vini dell'Etna, quindi i vini vulcanici. Infatti non per questo sì, il titolo della nostra manifestazione e della presentazione dell'evento. Però quello che mi interessa a me è che gli imprenditori siciliani abbiano coscienza della possibilità e dell'opportunità che può dare Helmut Kocher e il Marano Festival a dare un cambiamento proprio per il territorio della Sicilia, quindi promozione, economia, turismo, enoturismo, tutto quello che può venire, perché è una macchina infernale il Merano, per chi conosce è ben diversa dal Vinitaly, che quella lì è una fiera, questo è proprio un festival. Oggi Domenica delle Palme, manca una settimana alla Pasqua, parliamo allora dei dolci pasquali, protagonisti indiscussi, le uova di cioccolato e le colombe. Siamo entrati in un laboratorio in questi giorni in fermento per la preparazione di queste delizie. Uova di cioccolato e colombe pasquali. Le feste si avvicinano e la produzione è a regime. Le aziende siciliane sfornano meraviglie da portare in tavola, realizzate con prodotti locali, e confezionano manufatti artigianali di cioccolata, quella che vedete di provenienza belga, pronta a trattenere mandorle di Avola, pistacchi di Bronte, ancora nocciole, mango e fragole disidratate. Un'esplosione di sapori. Questi dolci preparati alle falde del vulcano. Qui siamo ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, che richiamano una tradizione del nord abbracciata dal sud da diversi anni a questa parte, settorializzandosi per la freschezza delle materie prime ed una preparazione il cui ciclo si completa nell'arco delle 48 ore. Le vedete le colombe classiche, senza canditi, al pistacchio e al cioccolato. Qui riposano in attesa di essere poi custodite da scatole d'ono, tutte da gustare, e le uova fondenti, bianche, al latte, ancora granellate di oro verde, diventano regalo prezioso. Viaggiano tra questi macchinari. Questa sezione del laboratorio tutto l'anno realizza pure i torroncini, dove dal 2018 si produce pasticceria, il cui fondatore negli anni 50 ha lanciato prodotti che ancora oggi consumano grandi e piccini. Oggi siamo alla terza generazione che ha mantenuto nei suoi laboratori la tradizionalità della preparazione a mano, unendo in parte anche la tecnologia dell'automazione. In questo momento devo dire che il prodotto artigianale è un prodotto molto apprezzato sia in Sicilia che fuori dalla Sicilia. Sappiamo che soprattutto i lievitati da ricorrenza, quindi le colombe o i panettoni nel caso del Natale, sono diciamo degli prodotti che hanno una tradizione che affonda più sul mercato del nord Italia, ma devo dire che in Sicilia, attraverso la nostra azienda, ma anche delle altre aziende con cui siamo in ottimi rapporti, si è riusciti ad avere un peso abbastanza importante a livello del mercato italiano. Ovviamente il valore aggiunto dei prodotti siciliani è il fatto che ci si è concentrati molto sulla qualità, quindi si utilizzano materie prime del territorio, si utilizzano pochi ingredienti senza magari aggiungere degli additivi inutili e così via. Quindi in generale il mercato sta apprezzando che le produzioni siciliane sono generalmente delle produzioni di qualità più alta
rispetto a quello che viene proposto nella grande distribuzione organizzata o tramite altre aziende. Parliamo delle fasce di consumo. Lei diceva che c'è un consumo trasversale, quindi dai bambini ai più grandi. Sì, ovviamente il prodotto artigianale è un prodotto leggermente più di nicchia, nel senso che il consumatore è un consumatore consapevole, quindi deve essere un consumatore che ha una capacità di poter acquistare, una capacità decisionale. Però devo dire che anche nelle fasce più giovani comunque l'apprezzamento dei prodotti di qualità lo stiamo potendo vedere rispetto a degli anni passati in cui il consumo era più orientato ai prodotti da prezzo. Si parla sempre di tradizione, ma è anche vero che sia colombe che uova abbracciano anche quelli che sono un po' quelle che sono le tendenze dell'innovazione, ad esempio la granella di pistacchio, ma anche delle farce più ricercate. Sì, allora noi abbiamo deciso per esempio di non fare prodotti farciti, quindi ad esempio la colomba al pistacchio è una colomba che è ricoperta di un cioccolato con pasta di pistacchio, ma poi forniamo separatamente la farcitura in modo da che il consumatore possa gustare il prodotto più fresco possibile. Un'altra cosa è il fatto anche di mettere in evidenza appunto le materie prime di qualità, quindi l'uovo di Pasqua al pistacchio è granellato con del pistacchio siciliano in Bella Vista, e anche la scelta del packaging che mette in bella mostra proprio l'estetica del prodotto e la materia prima è stata una scelta voluta proprio per dare valore alle nostre produzioni. La materia prima, la qualità delle materie prime di un prodotto è certamente data dalla data di scadenza. Sì, la nostra data di scadenza tendenzialmente è breve, nel senso che se sono prodotti da forno, come nel caso delle colombe, si parla di soltanto 60 giorni. Nel caso delle uova di Pasqua, ovviamente parlando di cioccolato, che è un ingrediente che per sua natura ha una shelf life più lunga, ovviamente ci possiamo permettere di ragionare su delle scadenze più lunghe nel tempo. Si lavora abbastanza bene con la Francia, la Germania, l'Inghilterra è diventata un po' più difficoltosa con la Brexit, facciamo anche qualcosa negli Stati Uniti. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità. Barbara Cittadini è eletta presidente di AIOP Sicilia, con oltre 530 strutture, garantisce 60 posti letto al Servizio Sanitario Nazionale. Barbara Cittadini rieletta alla presidenza di AIOP Sicilia per il prossimo quadriennio, quello che si concluderà nel 2028 nel corso dell'assemblea presieduta da Luigi Triolo. Sono stati eletti anche i presidenti delle sezioni sociosanitaria ospedaliera Riccardo Morano e Francesco Amoroso. L'obiettivo è quello di mettere su un patto sociale con la Regione che consenta di tutelare il diritto alla salute di tutte le siciliane e i siciliani, come ha affermato la neoeletta. Le strutture siciliane erogano prestazioni di alta qualità e sono pronte anche ad assicurare prestazioni di pronto soccorso e terapia intensiva. L'AIOP, con oltre 530 strutture, pari a circa 60.000 posti letto, è la realtà maggiormente rappresentativa della componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale e entro il prossimo giugno rinnoverà tutte le cariche sociali. Una chiamata al senso di responsabilità, verosimilmente anche in virtù della esperienza maturata in campo nazionale. Auspico di poter fare quanto prima un patto sociale con la Regione Siciliana per creare una sinergia finalizzata a ridurre delle criticità che questa regione continua a registrare, come la mobilità sanitaria passiva, come le liste d'attesa, come la rinuncia alle cure. Così come certificato dai dati Agenas, la componente di diritto privato ha tutti i presupposti per poter dare un contributo fondamentale e lavorare in sinergia con la componente di diritto pubblico per dare una risposta puntuale, efficace e efficiente alla domanda di salute siciliani. Ritengo altresì di dover dare un riscontro positivo all'appello più volte fatto dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rispetto alla possibilità di aprire i pronto soccorsi e le terapie intensive in quelle strutture di qualità di cui il nostro territorio regionale va fiero. La sindrome di Down, la cui giornata si è celebrata lo scorso venerdì, nasce a Catania Insieme 21, un progetto che accomuna le varie associazioni che si occupano di persone affette da trisomia 21. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi all'individuo.
servizi particolareggiati, esclusivi, attività di inserimento lavorativo per le persone con sindrome di Down in una provincia, in una regione in cui non esiste nemmeno un censimento, per così dire, completo delle persone affette da trisomia 21, invisibili una volta raggiunta la maggiore età. Un mondo da includere, ma che spesso si scontra con la realtà di tutti i giorni. Da qui nasce il progetto Insieme 21, voluto dal genetista Sebastiano Bianca di Bigenetica in collaborazione con Roberta Mirone, logopedista e coordinatrice del centro Epsilon. Poi ancora Aida Fazio, presidente di Associazione Italiana Persone Down, Stefania Massimino, presidente dell'Associazione Famiglie Persone Down, Anna Papale, presidente di Futuro 21 e Anna Maria Ippolito, presidente di Vita 21, associazioni che si mettono insieme a Catania per un percorso comune che consenta a ciascuno di poter fruire dei servizi delle altre associazioni, con l'intento di offrire gli stessi servizi anche a chi è rimasto fuori per scelto o per difficoltà. Da qui la carta dei servizi di Insieme 21. Autonomia abitativa, laboratorio sulla sessualità, corso di base di karate, poi laboratorio di psicomotricità, inserimento lavorativo. Un'iniziativa che mira a mettere appunto insieme le quattro associazioni che nel nostro territorio si occupano di persone con trisomia 21. Insieme 21 mira a creare delle nuove iniziative che possano in qualche modo integrare le persone con sindrome di Down a Catania e mira anche a diffondere attraverso una carta dei servizi quelle che sono oggi le iniziative già in atto nelle quattro associazioni. Ecco appunto, la carta dei servizi, che cosa si propone? La carta dei servizi si propone proprio quella di diffondere le iniziative già in corso nelle diverse associazioni, iniziative che mirano all'integrazione sociale, all'inserimento lavorativo e soprattutto mirano all'autonomia delle persone con sindrome di Down dall'età infantile, pediatrica, sino all'età adulta. Quindi proveremo a creare delle iniziative che appunto possano abbracciare tutte le età delle persone con la trisomia 21. Si parte con un programma promosso dal centro Epsilon sullo svezzamento e la deglutizione orale per i bambini da 0 a 3 anni. All'interno del progetto di Insieme 21, Centro Epsilon, che è un centro di riabilitazione dell'età evolutiva, mette a disposizione delle risorse come appunto l'inizio del corso di deglutizione e svezzamento per i piccoli con sindrome di Down. Quindi un progetto che mira a guidare con un counseling logopedico i genitori che si avvicinano al mondo della sindrome di Down e accompagnarli nelle tappe dello sviluppo, sia della deglutizione che del linguaggio e psicomotorio. E proprio in un approccio di famiglia al centro mettiamo a disposizione questo progetto che mira a consolidare il rapporto madre, bimbo e famiglia nell'ambito appunto dell'alimentazione, della deglutizione e del linguaggio. Ed un altro interessante progetto, in questo caso andiamo a scuola, ha coinvolto gli studenti del liceo scientifico di Acireale, coinvolti nell'esperimento Social Viral World 2.0, che offre ai giovani studenti degli importanti strumenti per un uso più consapevole del web. Al liceo statale Archimede di Acireale, studenti e studentesse attorno a un tavolo per parlare di uso critico del web e creare e costruire contenuti virali. L'iniziativa nell'ambito del progetto Social Viral Spot Award 2.0, realizzato dal Consorzio di Cooperative Sociali Il Nodo e finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per 3 ore giovanissime, le giovanissime liceali dell'Archimede hanno avuto modo di discutere con gli esperti del consorzio e con i loro coetanei, in particolare con gli studenti del Fermi Heredia di Catania, che negli ultimi 2 anni sono stati coinvolti nel progetto e sono diventati attori, sceneggiatori e registi di video, poi diventati virali su TikTok ed Instagram. Il progetto nasce diversi anni fa proprio con questo obiettivo, quello di sensibilizzare i giovani all'utilizzo del web in maniera consapevole, onde evitare di incorrere in siti potenzialmente pericolosi dove poter reperire tra l'altro sostanze psicoattive. Infatti il progetto è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politica Antidroga, portato avanti dal Consorzio Il Nodo all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Fermi Heredia. Siamo in un altro istituto, il Liceo Archimede di Acireale, proprio perché abbiamo voluto dare questo taglio alla conclusione del progetto che avverrà il 27 marzo. L'idea del progetto è un'idea
di ricerca, non abbiamo una ricetta preconfezionata. Il progetto nasce per, come ricerca azione in cui gli esperti non sono solo gli esperti video, psicologi, pedagogisti, ma sono i ragazzi, perché sono i ragazzi che conoscono il linguaggio del web in quanto generazione Z, nativi digitali, e sono loro che insieme a noi sono stati i ricercatori che hanno permesso di trovare gli ingredienti della viralità. Il lavoro è stato un lavoro di studio e ricerca dei meccanismi di appetibilità sul web in modo tale da poter confezionare dei video che possono essere appetibili, virali, ascoltati e che possano dare degli stimoli per poter leggere in maniera diversa l'utilizzo del web. Il web è una cosa importante, è uno strumento fondamentale e proprio per questo deve essere sempre più tarato, e per tararlo lo possono tarare solamente i ragazzi che lo vivono, non noi adulti che ovviamente lo viviamo come una seconda realtà. Per loro è una realtà parallela. Allora, l'esperienza per noi è stata fighissima, cioè molto, molto interessante, molto un'apertura di occhi su determinate cose, ci ha permesso di relazionarci non solo con ragazzi della nostra scuola ma magari di classi e indirizzi diversi, ma anche con ragazzi provenienti da comunità, da diverse situazioni rispetto alla nostra, quindi ci ha aperto veramente molte possibilità di conoscenza. Pensi che questa possa essere anche una prospettiva occupazionale per te? Senza dubbio, questo progetto ci ha permesso di abbattere uno dei più grandi problemi che hanno le persone, ovvero il fatto di essere giudicati. Quindi stare davanti a una telecamera per noi è stata la prima volta, o comunque coordinare dei video o fare delle attività che vengono ritenute magari strane o non comuni dalle persone che non fanno questo tipo di progetti è un grande passo avanti. E la cultura e la tradizione adesso ci portano ad Aci Sant'Antonio, dove la street art celebra i grandi protagonisti, personaggi del territorio, con 5 murales in ricordo degli artisti dei carretti siciliani che sono noti in tutto il mondo, in vari musei, pensate anche in America, alla Casa Bianca. 5 storici personaggi di Aci Sant'Antonio, ritratti in murales allestiti nelle vie cittadine del centro storico e della periferia, artisti noti in tutto il mondo per la loro arte, la pittura decorativa dei carretti siciliani, gli antichi mezzi di trasporto trainati da cavalli o asini, divenuti iconici grazie ai dipinti di questi maestri nelle rappresentazioni pittoriche, tra momenti di vita vissuta, passi della letteratura siciliana o immagini sacre come voler esorcizzare le avversità della vita, ritratti di straordinaria bellezza, pezzi unici presenti in musei e abitazioni private. Un carretto è collocato in uno dei saloni nobili della Casa Bianca a Washington, un altro si trova in bella mostra in un museo giapponese. Aci Sant'Antonio, città del carretto siciliano, ha dedicato un museo ai maestri decoratori e adesso li celebra con i murales realizzati da Ligama, celebrato artista di Caltagirone, le cui opere sono presenti in varie città italiane. Un percorso ideale, quello realizzato dall'amministrazione comunale su proposta di un cittadino attraverso il bilancio partecipato e dal costo di 10.000 euro. Da via Regina Margherita, nei pressi dello studio del maestro Domenico Di Mauro, raffigurato anche con un'opera bronzi a grandezza naturale nella vicina Piazza Cantarella, via Roma, con i 2 murales in cui sono ritratti Raimondo Russo, antesignano dell'arte pittorica sui carretti siciliani, al genero Vincenzo Di Mauro. In tempi più recenti siamo in via Tito, Antonio Zappalà e la bottega dove mossi i primi passi Micio Di Mauro, e in via Orestano qui c'era la bottega di Paolo Rapisarda, il fabbro che costruì i fusi dei carretti. A completare questo percorso dei pittori sant'antonesi dei carretti siciliani resta un'ultima opera muraria in fase di allestimento. Tutto nasce da un progetto presentato al bilancio partecipato da Flavio Mirulla, appunto, che ringrazio, che è stato accolto a cittadinanza tanto da vincere appunto 2 anni fa, e che prevedeva appunto questo, una sorta di circuito dei murales dedicato ai nostri artisti del carretto siciliano, e partendo da quelli iscritti al registro dei beni materiali della regione, e a cui poi noi abbiamo, di Aci Sant'Antonio, a cui poi noi abbiamo aggiunto Vincenzo Di Mauro e Raimondo Russo, che sono un po' i capostipiti dell'arte del carretto siciliano, della pittura nella fattispecie in questo caso. E quindi i murales sono dedicati appunto a Raimondo Russo, Gesù Di Mauro, Domenico Di Mauro, Antonio Zappalà e Paolo Rapisarda, ma ancora manca una chicca, diciamo un dulcis in fundo che ci teniamo prima dell'inaugurazione, diciamo vogliamo serbarci per noi. E adesso spazio al meteo, vediamo insieme che tempo farà domani. Le previsioni meteo di domani, lunedì 25 marzo in Sicilia.
Ancora prevalente l'alta pressione sull'isola, il cielo si presenterà velato da nubi irregolari, poi sempre più coperto in serata ma asciutto. I venti soffieranno deboli, i mari saranno calmi. Un'occhiata adesso alle temperature. Le massime raggiungeranno i 25 gradi nei territori di Siracusa e Ragusa, uno in meno, 24 nel catanese, più o meno stazionari i valori notturni. La minima più bassa si raggiungerà ad Enna e Caltanissetta con 7 gradi. Bene, con il meteo si conclude qui questa edizione di Ora TC. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di domenica a tutti voi.